subito di qua? Sì. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi è un video molto speciale. Perché è una giornata del cazzo. Grazie. No, non è un video molto speciale perché oggi è il speciale 100 iscritti. 100 volte grazie amici, 100 volte 1000 grazie. E oggi ci stiamo dirigendo al Canapanificio Linificio di Cassano d'Adda. Questo è la speciale esplorazione con Igor, Matteo, Andrea e un amico che abbiamo conosciuto qui fuori. Andiamo ad esplorare una ditta abbandonata. Questo è lo speciale video dei 100 iscritti. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che avete avuto fiducia in me, avete avuto fiducia nel canale. Sono veramente molto commosso. Non mi aspettavo già un risultato così importante. Non guardare in faccia il cane e niente. Praticamente io ho paura dei cani, no, di te non ho paura. No, niente signora, buongiorno. E quindi vi ringrazio di cuore. Ecco, questo è parte del canapanificio. Adesso stiamo andando in un sentiero. Un sentiero che entreremo proprio dentro. Comunque questo è lo benvenuti nello speciale 100 iscritti. Grazie ragazzi, so che c'è gente che mi segue anche dall'estero e quindi thank you very much. Thank you so much for subscribe my channel and thank you again. Greetings from Italy. Thank you. Andrea, un mio carissimo amico e collaboratore. Grazie anche a lui. Prego. Allora, stiamo andando nel sentiero. Con il nostro amico Gunther che abbiamo incontrato proprio fuori dall'entrata principale e questo è, guardate che bello, qui siamo a Cassano. Eccoli i nostri eroi che stanno arrivando. Wow! Tipo lo showman. Eccolo Matteo Igor. Buonasera Tricco. Ecco. Allora qui mi consigli di partire? Direi di sì, prova. Aia, c'è qualcosa. Non è che devo spezzare il video perché devo scavalcare. No. No, speriamo che non ci sia da scavalcare. Ah.
fare i foto. Dobbiamo andare un po' più in giù. Ah, perfetto. Guardate che paesaggio, ragazzi. Magari incontreremo una strega. Magari la strega di Blair. Guardate che paesaggio. Wow. Io li adoro questi paesaggi. Che video volevo? Perché metto sul computer un po'. Sì, ci vuole un programma apposta. Sì, perché tu puoi, Andrea, puoi, Igor, puoi mettere pausa. Puoi usarli anche sul cellulare, però non è comodo. Non è comodo perché. Ecco, questo è il sentiero. È razionale. Che ci porta all'entrata, perché poi quella che avete visto prima è l'entrata principale. Però guardate che roba, ragazzi, che roba, sembra di essere nel Medioevo. Magari tu me li scarichi, poi lì me lo dai. Adesso ci vediamo dopo, ragazzi. Oggi siamo una bella squadra. Purtroppo ho fatto un'entrata che vedrete nel canale di Igor, che metterò in sotto la descrizione. E niente. Ah, oppure anziché pubblicarli, se abbiamo il numero di telefono, te lo faccio a te i video. Ma te, se vuoi te li monto io anche. E niente. Sì, stiamo parlando dei nostri affari di montaggio, video. Però guardate, ragazzi, che meraviglia. Sembra di essere in un altro tempo, in un'altra epoca, no? Sì, un'altra bella epoca. Guardate che meraviglia questi boschi. Meraviglia, guardate lì. Ok, ragazzi, ci vediamo dopo. Ecco qui. Mi è piaciuto, Andrea, bello il posto, mi è piaciuto. Beh, sì, questo è il posto, purtroppo. Allora, il punto per entrare, ragazzi, è questo. Io ve lo sono sincero, non me la sono sentita, quindi, perché vedete qua è un po' umido, quindi se scivoli rischi di cadere nel fiume. Allora, un conto se sei nudo, se non hai... Sei nudo? Cosa stai dicendo? Un conto se non hai vestiti. Un conto se sei nudo praticamente, aspetta, lo riprendi me. Un conto se mettiamo sei nudo, giusto? No, sei nudo. Se fosse estate, va bene. Se fosse estate, se ci fosse, se avessimo per esempio maglietta e pantaloncini, cadere nell'acqua chi se ne frega. Però se cadi nell'acqua. Quindi di fatto l'unico vero passaggio buono è questo. Comunque, vabbè, è sempre lo speciale. Purtroppo non avete visto comunque qualcosina della. Perché qua è tutta vegetazione, avete visto qualcosina della. Vabbè, Andrea, epic fail questo, eh. Vabbè, comunque lo pubblico lo stesso perché è il speciale dei miei 100 iscritti. Speciale 100 iscritti epic fail. No, Andrea è fortissimo, Andrea. Ah, io no, ma va bene, adesso torniamo indietro. Peccato, perché a questo è il punto, vedete? Però è d'inverno e poi se cadi nell'acqua. Che sta trovando, è inverno, è umido. Vabbè. Mi stai riprendendo? Ecco qua. Ok, allora un forte abbraccio da Igor, da Andrea e Matteo. E Gunther. La nostra guida oggi. La nostra guida. Dai. Va bene, adesso torniamo indietro. Tu sei in forte fase di scarsa, di la verità. No, è che è questione costi e benefici, come quella volta là a Mombello.
della serie. Vabbè, ma lì almeno abbiamo visto qualcosa. Non bello. Vedi, anche quando siamo andati a Monteano, vedi che c'era dentro, ma il paesaggio Le note qua. Però è bello, questo è una... Beh, anzi, lo chiamo speciale 100 iscritti con i miei amici, i miei compagni. Certo. No, te l'ho detto, adesso che fa un po' tipo marzo, quando comincia ad esserci di nuovo il tempo giusto. Adesso fare un'escursione e puoi trovare anche il tempo peggiore che vuoi, ma sarà sempre ripagata. Il rapporto costi-benefici in montagna, madonna, che una bellezza. Eh sì. Però alla fine il rapporto costi-benefici è sempre... Questo è il fiume Adda. Si vede un po' biondo, ormai. Più costo che il beneficio. Vabbè. La chiamiamo esplorazione speciale 100 iscritti. Non è stato tutto buttato via. Un po' l'avete visto. Io pensavo tipo svizzero, il linificio. Ha detto anche il nome, ma non mi ricordo. No, non Gunther, no, quello che è, no, il posto della città, la tua. L'ho detto, è Mecklenburg. Conosci? No. È la regione. Ecco qua. No, perché mica tutti quelli che vivono qui da tanto tempo lo parlano bene. Io conosco la gente a Londra che viveva lì da 15 anni e parlano ancora malissimo. Guardate qui. Ma è addirittura gente, cioè, tipo... I cavi elettrici sospesi in tensione. Quelli qua. Non parlano come bene come lui, comunque. Cosa stai facendo vedere, Andra? Il divieto, 25.000 volte. Non sì, tanto per mandare prossimo, un... Prossimo obiettivo 25.000, sì, ma non iscritti, volte. Ecco, il prossimo obiettivo è 25.000 volts. Beh, comunque è bellissimo questo video, ti ringraziamo per 100 iscritti. Lo pubblicherai, ti devo mettere il... Mi sa che stavolta sa un epic fail. Ma penso che in tutta Europa ci sia. No, ma perché noi in Germania c'è un edificio, una fabbrica abbandonata, la demoliscono. No, il paesaggio è proprio... Che poi tra l'altro qua comunque si diceva che nel 1800, non so se in questa zona, ci erano un covo di streghe. 1700, 1800. Proprio perché bivaccavano nei fiumi, nelle rive del fiume Adda. Tra Cassano, Vaprio, come si chiama? Groppello. Senti, animali. Sì. Deve essere molto affascinante anche vedere quello. Certo che se avevamo una barca si poteva tentare. Guarda, puoi passare dall'acqua da lì, guarda, c'è proprio il discesino verso l'acqua. Se vai posti un po' più, se vuoi posti più. Che sia d'estate. Anche se cadevi, vabbè, ad estate, chi se ne frega, però mica di bello, se cadi adesso no, ti... aspetta, chi se ne frega? Non sono mica sicuro che quest'acqua sia tanto pulita. No, è pulita, ci ho fatto il bagno 2 anni fa. Hai fatto il bagno qui? Beh, più avanti. Questa vasca qui? Più avanti. Ho fatto il bagno sul fiume Adda. Sì, ma questa non è acqua corrente. Ah, giusto. Sì, sì. Sentiamo. Guardate. Non so che non si vede un cazzo. E poi prendiamo una torcia più potente. Ma certamente non è abbandonato, che era vicino a Berlino. Tutto Berlino. Poi chiaramente non l'ho vista molto bene a tutte le. Poi mi piace perché. C'è proprio la nebbia. Ma perché lui si muove solo per le donne, quindi non vede molto, non vede molto le città, capito? Io vado per i musei. Sì, sì, musei si chiamano adesso, bravo. Ah, bravo, ti muovi per donne? Bravo, bravo. Molto. Beh, questo è molto creepy. This video is very creepy. Meno di Milano. Ok, quello posso vedere, posso capire. Io abbastanza caro. No, per essere una cattiva. Che sfortuna. Vabbè. Anche questo, ragazzi, fa parte dell'Urbex, i fallimenti, però vabbè, lo pubblicherò lo stesso per lo speciale, tanto.
Il bello che lì l'idea l'ho avuta io, quindi sede della Deutsche Bank, sono già le 5 e un quarto. Guardate che c'è qualcuno, i cani, niente. Buonasera. Buonasera. Ecco qui. Però sarebbe da ritornare. Ecco qui. Non qui. Garbagnate sì. Allora io ho detto a lui che a me piacerebbe trovare Garbagnate con la neve. Se nevica. No, non con la neve, con la neve. No, abbiamo trovato. Però è bello. È suggestivo. E di notte? Di notte siamo stati troppo audaci, però perché poi rischiavamo di farci male, siamo stati fortunati. Alla? Ah sì! Ma poi di notte basta quest'ora qui. Ma sì, basta quest'ora qui, chi se ne frega. Cioè è già buio, non è che... Questa... O di giorno, sarebbe bello, una domenica organizziamo, andiamo a Garbagnate e... Andiamo al museo della merda. Sì. Esiste? C'è? Sì, sì, esiste. Con la neve, buio... Io pure ci abiterei. Invece io sì. Io ci abiterei, Igor. Ma quella vecchietta che abita, cioè, mettiamo che abiti di una vecchietta, che cazzo fanno la parte? Gliela fai tu. C'erano dei familiari... Ecco, quasi è una parte dell'edificio. Guardate che bello. Ma la fa un culo che spavento, cazzo! Mi sono cagato sotto. Ma lì c'è la luce, raga. Mi hai fatto cacare sotto, Andre. Ma dove... Anche tu però, anche tu però. Guardate. Non ci mettere pure. No, vedevo lì la luce. Non ci mettere pure. È cielo. Comunque io ci abiterei qua. Ma tu abiteresti anche a Mombello, hai detto una volta. Sì. Ah, invece sai cosa ha proposto lui? Di un capodanno fare una casa abbandonata. Possiamo i fedi, possiamo tutti. Ordiniamo le pizze. Sì, è così. E poi dove me le porto? A casa abbandonata. Il giorno dopo... Abbiamo 39 di febbre. Ma no, portiamo anche i funghi. Ah, sì. No, i funghi quelli che si quelli come si chiamano? I funghi di che riscaldano. Non so neanche quanto vedrete ragazzi. Mi sa che ne vedete un cazzo. Vedrete un cazzo. Perché qua ci vuole una super torcia. Super cazzo. Che poi guardate, si vede fino in fondo, però YouTube in fondo perché c'è la luce in fondo. Sì, e guarda, c'è un... dov'è la luce, Andre? Guarda, c'è un lampione, ma guarda dov'è il... togli sto coso, guarda, vedi che è illuminato lì. Ah, lì, ma sei proprio un picio. Vabbè, adesso faccio un po' di riprese. Ma dove le fai? Da fuori. Ma poi devi montare i freddi qua. Ragazzi, qua c'è un po' di... Dov'è la luce? Eccola qui la luce. Questa qua. Questa macchina se ne salva. Vabbè, meglio che niente. No, ma va meglio che niente. Cioè, ragazzi, io non voglio far vedere alberi, sterpali e sentire nebbia e fiume. Almeno qualcosa si vede. Poco, però questo è il vecchio edificio, che bello. Speciale 100 iscritti. Speciale 100 iscritti, che magari adesso sono diventati 99, ti immagini.
Cosa state facendo? Vandoli! No, qui ci sarebbe da fare più. Questi sono i piani superiori. Questo doveva essere forse un bagno, boh, o una cucina, ma non credo una cucina. Beh, magari è... penso un bagno. E questo è un altro punto. Qua, anzi, qua ci sono le scale per salire. Però, vedete, qui... Va bene ragazzi, qui è tutto, 100 volte grazie, ecco la mia entourage, ci vediamo al prossimo video, ciao!